36esimo trofeo Guidelli è davvero un bellissimo spot per lo sport, per il sociale, per il turismo, c'è tutto in questo torneo, quello che Arezzo dovrebbe fare. Sì, noi ci proviamo, l'hai detto te, la cosa un pochino più difficile è che questo è il secondo giorno, ci vedrai un po' con le facce un po' stanche perché in effetti siamo un po' devastati. Ripeto, andiamo avanti uguali, tenaci, continuiamo, ma onestamente contemporaneamente gestire 9 palazzetti con questo nuovo software che automaticamente, immediatamente dà subito alle squadre la possibilità di sapere dove si gioca il prossimo incontro, è veramente tanta roba a livello organizzativo. E quindi non posso far altro che ringraziare veramente tutti i collaboratori che in questi 3 giorni stanno dando il 100% e stiamo facendo una bella figura. Secondo trofeo più longevo d'Italia, c'è tanta gente, si respira una bella atmosfera. Sì, e quest'anno non è poi l'anno del record perché la Pasqua ovviamente ci ha un po' ridotto qualche squadra, anche se sono comunque 33, questa sera sfileranno su questo parquet per la presentazione ufficiale. C'è tanta attesa per questo momento un po' particolare per la Tantam, al quale abbiamo dedicato, fatto la dedica di questo torneo, che è un po' il sociale, quello che mi dicevi te, e pertanto stiamo tenendo duro da stamattina alle 7, siamo in piedi fino a stasera verso le 11 sicuro. Insomma.